Da Rione Valle di Avellino ci ha chiamato Enzo perché ha preparato anche lui quest'anno un presepio caratteristico dove c'è addirittura anche un maialino allo spiedo, mi hanno detto, anzi al girarrosto, che gira. Enzo, sì. Come stai? Tutto a posto? Bene, tutto bene. Come si presenta questo Natale? Non c'è male. Ah, bene, mi fa piacere, fa anche rima, non c'è male a Natale. Allora, Enzo, il presepio l'hai fatto solamente quest'anno, lo fai sempre? No, lo faccio ogni anno. Si avvicina alle festività. Ogni anno, nelle festività di Natale. Ma a te ti piace il presepio? Sì. Ma sono anni che lo faccio. Ah, quindi ti piace, da chi hai preso questa... E dalle generazioni vecchie. Ah, beh, questo ce lo vuoi illustrare, c'è anche l'animazione, vediamo qualche pastorello. Ci sono i pastorelli che si muovono, c'è il maialino, c'è il forno, c'è il macellaio, vedete? Poi ci ha messo la corteccia. No, quella è una struttura fatta già... Quanto ci ha messo Enzo? Un po' di ore. Un paio di uova, quindi proprio hai la mano facile. Ma a te ti piace pure l'albero di Natale? O di sì, anche l'albero. L'alberello però l'hai fatto più piccolo, là lo vediamo in fondo, l'albero sì, anche un po' timido. E invece questo qua, il presepio, anche con la stella. Penso, intanto vediamo pure, insomma, papà rambuttonata, insalate di rimborso. Cibi... Natalizio, cibi ovviamente, che ci stanno bene davanti al presepio. Insomma, tu sotto l'albero che troverai quest'anno? Tu sicuramente avrai mandato una letterina a Babbo Natale. No, queste cose qua non... Tu sullo presepio ti piace fare? C'è un pastore in particolare che ti attrae? No, è tutta una struttura caratteristica e... Una par condicio anche sul presepio, dove tutti i pastori di Enzo sono belli. Va bene, grazie Enzo, grazie per questa partecipazione. Alla prossima. A te ti piace il presepio? Sì, è bello. Il presepio è una bella cosa. Tu l'hai visto pure in TV, l'hai visto tutte le nostre prima di TV. Sì, lo vedo quasi tutti i giorni. Ti piace? Sì, bello, bellissimo. Mi fa piacere. Questo qua pure è bello, questo Enzo, il proprietario, si diverte, l'amico Enzo, si diverte a fare il presepe. E poi lui ha detto che non ha fatto la letterina a Babbo Natale, invece l'ha fatta perché stanotte gli è nata una nipotina, quindi che bello, auguri a lui e alla mamma. Come si chiama? Non lo so ancora, non è appena nata, quindi non... Maria Luisa. Maria Luisa, Enzo viene qua. Enzo viene a fare gli auguri a Maria Luisa, a nipotina. La letterina di Babbo Natale era questa. Da Enzo, tanti auguri Maria Luisa. È arrivata la nipotina. Auguri Maria Luisa. Ieri sera è arrivata la nipotina. Brava Enzo, così ci piace. Vabbè, tu invece a chi vuoi augurare buon Natale? Io auguro il buon Natale a tutti quelli che ci stanno ascoltando e soprattutto a chi ne ha più bisogno di noi.